Eccoci qua! Eccoci! Tornati! Finalmente! Buonasera a tutti, buonasera a quelli che ci guardano in On Demand, buonasera Nicolas! E buonasera a chi ci guarda in differita, perché chi guarda in differita si sa che è quello che guarda dall'inizio. Quindi esatto! Cominciamo a salutare quelli che arrivano, aspettiamo che arrivino tutti, mi metto la chat anche qua, io ho fatto le mie belle condivisioni nel gruppo, sulle mie pagine, eccetera, eccetera, così piano piano ricominciamo con calma, perché è il primo di settembre, anche se poi stasera è venerdì, in realtà qualcuno, quasi tutti, sono ritornati al lavoro, credo, ma non tutti, perché i telegiornali dicono che il 33% degli italiani fa le vacanze in settembre. Non lo so. Infatti, quello che dico io, stasera la prendiamo molto con calma, cioè ripartiamo pian pianino, stasera facciamo una live molto amichevole, molto informale, tranquilla, proprio per abituarci al ritorno. Sì, hai scelto un argomento così semplice per ripartire con calma. Stasera parliamo di come si gioca a dama, come si mangiano i pedoni. Va bene, allora, intanto cominciamo a salutare. Ciao Laura, ciao Giuseppe, Terry, buonasera. Come state? Siete rientrati? Sì, chiaramente non è detto che chi ci guarda stasera è rientrato. Uno potrebbe anche essere in un venerdì sera in vacanza tranquillamente, che si sta guardando la diretta, visto che ormai possiamo arrivare dovunque grazie ai social network. Ciao Stefano, come stai caro? Un saluto a tutti quanti, dica. Stefano è ancora in quel di Bergamo, perché io aspetto che Stefano faccia il suo tour, perché sai che Stefano ogni tanto si prende e si fa i tour in Italia, in giro con la moto, e non so bene il periodo, ma lo deve fare. Però so che è in salone adesso, perché io lo vedo da vicino, quindi so che è in salone. Va bene, allora, diretta, non mi ricordo più che numero è, ma ormai ci siamo talmente abituati a queste dirette che credo, non so se ci fermeremo dopo il workshop di ottobre, non lo so, forse sì, sì, nel senso che è difficile pensare se ci fermiamo effettivamente, perché in realtà queste live qua, sia durante le live stesse in cui le facciamo, ma anche dopo, sono molto utili, la gente piace, si guardano questi video, che in realtà non facciamo neanche dirette di 2 ore, 3 ore, ma in realtà facciamo una diretta di 1 ora, quindi uno anche la sera, se vuol tornare, se la guarda con calma, in realtà sono molto utili, quindi è per quello che ci sta venendo il dubbio se puoi bloccarle o meno. Sì, beh, è vero. E saluto anche Cinzia. Stefano dice niente ferie, Cuba a gennaio. Niente ferie ad agosto, Stefano, io t'ho visto. Anzi, mi dispiace. Io prima di agosto lo avevo visto in giro. Va bene, allora, cominciamo a ricordarci, a ricordare perché siamo in diretta, perché facciamo questa diretta, perché sono dirette dedicate alla teoria riguardante quello che faremo in pratica poi durante il primo workshop italiano dedicato al marketing in azione del tuo salone d'acconciatura, che sarà il 22, il 23 e il 24 di ottobre a Milano, dove faremo niente teoria ma solo pratica, 3 giorni per costruire tutti i 16 pilastri del marketing offline e online. E ricordo, l'abbiamo messa a schermata all'inizio, che il 13 settembre faremo l'ultima serata dedicata a Sblocca l'azione in salone, in cui dal vivo per 3 ore parleremo dei 16 pilastri, illustreremo la teoria di quelli che sono i 16 pilastri del marketing in azione, serata in cui poi consegneremo anche il mio nuovo libro, il libro di Nicolas, il manuale dei 16 pilastri, quindi se non avete ancora preso il biglietto prendetelo. Esatto, anche perché è l'unica occasione in cui poi vi potete portare a casa i DVD con all'interno Beauty PR e la bellezza, no, Beauty PR è l'imbuto del web, scusate, devo ritornare a riprendere il disco, il manuale con all'interno i 16 pilastri del marketing in azione, quindi chi viene a Bergamo non deve neanche prendere appunti, perché gli appunti glieli abbiamo già fatti noi, più i 2 libri, e vi ricordiamo che comunque i DVD e i 16 pilastri sono 2 prodotti che sono edizioni limitata delle 2 serate, quindi non è che finito, uno dice vabbè, ma finito le serate, poi riesco a recuperarlo. Il momento è quello, se uno vuole i DVD e il libro con i 16 pilastri,
se lo trova solo all'ultima serata di Bergamo, dato che Vicenza è passato. Intanto salutiamo anche il nostro caro amico Davide Dauria. Ciao Davide, anche Daniele Miranda, ciao Daniele, che invece è lontanissimo, difficilmente, chiaramente dicevamo la serata del 13 è a Bergamo, quindi se siete a Bergamo o dintorni, per dintorni vale anche un centinaio di chilometri, si possono fare. A Vicenza c'è la gente che se ne è fatte 3 ore di macchina per venire, quindi insomma la serata che è il 13 dicembre alle 20:30. E stasera un altro dei 16 pilastri, questa sarà una serata più che altro tenuta da Nicolas, perché questo è uno dei temi, qua si parlerà più che altro di copyright, scrittura persuasiva, al fine di creare poi che cosa? Una lettera di vendita. Nel mondo offline di Nicolas la lettera di vendita va dentro il paccone che va spedito ai clienti o potenziali clienti, ma come ho detto nella mail che ho scritto nella mia lista per presentare la diretta, è un argomento anche molto online, perché la lettera di vendita sta benissimo in una landing page all'interno del sito internet o fuori dal sito internet, insomma è argomento anche mio, quindi in realtà il lavoro di Nicola serve anche online, per poi per esempio sia sbloccalazione.it che parrucchierinazione.it sono delle lettere di vendita, la pagina è una lettera di vendita e il modo con cui è stato scritto deriva appunto dalle regole del copywriting di cui stasera Nicolas ci parlerà. Quindi se possiamo iniziare, Nicolas. Esatto, oltretutto aggiungo il fatto che stasera è una delle serate dedicate a uno dei miei pilastri, ma in realtà sai benissimo che nella realtà dei fatti stasera il tuo contributo è più che accettato, anzi avecene, anche perché quando hai analizzato i testi per Facebook, i testi su Instagram, qualcosa di copywriting comunque l'hai inserito anche te, quindi copywriting ne fai anche tu e quindi stasera saranno anche ben voluti i tuoi input. Assolutamente, intanto saluto anche Elena Briz che ci dà il bentornati, grazie, Alessia Cavalieri, ciao Alessia, la super barber woman che sta andando alla grande col suo nuovo salone, col brand nuovo e tutti i contenuti, siamo molto contenti. Va bene, allora, prego maestro, da dove partiamo, visto che l'argomento abbiamo detto è piuttosto ostico, però vorremmo iniziare, dato che è il primo di settembre, sai com'è il primo giorno di scuola, no? Io sono venuto ancora in pantaloncini corti, con le ciabatte, senza cartella. Tirate fuori il diario, ma no, il diario non l'ho ancora preso, cioè, sono ancora così, vorremmo parlare più che altro delle vacanze, quindi prendila con calma. Okay. Allora, partiamo dal definire il copywriting, così partiamo proprio dalle basi. Il copywriting è la scienza della scrittura persuasiva. Cosa significa? Che il copywriting ha una finalità specifica, cioè quella di mettere in condizioni le persone di compiere una determinata azione. Ciò significa che il copywriting, a differenza magari di quello che si può pensare, non serve solo ed esclusivamente a vendere. Ma in realtà il copywriting ti può servire per magari convincere le persone a darti la loro email per scaricare la risorsa gratuita, o che ne so, per spingere le persone a partecipare a un evento gratuito, o a convincere le persone comunque a fare una determinata azione che sia all'interno della tua strategia di marketing. Questo perché lo dico? Perché in realtà tante volte si ha l'idea che copywriting serva solo per quando devo scrivere la lettera di vendita di 40 pagine e allora il copywriting mi serve solo lì. No, in realtà il copywriting vi serve anche quando magari dovete parlare della vostra professione, dovete parlare magari di un problema che ha un determinato cliente. Perché il copywriting lo dovete utilizzare anche nei testi e comunque nelle scritture che fate tutti i giorni? Perché il copywriting risolve uno specifico problema, che è quello della soglia d'attenzione del cliente. Cioè, voi dovete partire dal presupposto che le persone in generale hanno una soglia d'attenzione molto bassa. Soprattutto se andiamo a parlare di luoghi come Facebook, e Nico potrà,
potrà confermarmi questa cosa, Facebook si è bombardati di informazioni, quindi che significa? Che se sono bombardato di informazioni ho una soglia d'attenzione molto più bassa. Il copywriting è uno di quegli elementi che mi può aiutare in mezzo al marasma di Facebook o anche semplicemente in mezzo al marasma di un articolo di un blog, di una landing page e così via, a cogliere l'attenzione del cliente, trasportarlo in un determinato percorso per poi convincerlo a fare quella specifica azione. Ora, com'è che è strutturata? Tenete conto, faccio una piccola premessa, perché poi so che escono fuori i puristi. Aspetta che mi sposto un po'. Il copywriting è un argomento, come diceva Nico anche all'inizio, che è molto ampio. Tanto che se dovessi spiegare il copywriting dall'A alla Z, tutto quello che so riguardo al copywriting, a un parrucchiere, ci vorrebbero minimo 2 giorni di corso incentrati solo e esclusivamente a spiegare il copywriting, perché il copywriting ha tante sfaccettature ed è un argomento molto ostico, soprattutto nella comprensione. È ostico soprattutto perché la regola, una delle regole primarie del copywriting è che si diventa dei bravi copywriter scrivendo. Fine. Quindi il concetto alla base. Infatti, potremmo partire, Nico, stasera per essere leggeri. Potremmo anche partire. Io ho scritto nell'email cercando di spiegare come si abbozza una lettera di vendita. Che potrebbe essere già una lettera di vendita, intendiamo una lettera di vendita dei servizi del salone o del servizio di punta o dei pacchetti di punta. Pensate, come ho detto all'inizio, che Nicolas ve la farebbe mandare in carta dentro un pacco con insieme dell'altra roba, che alcuni sono alcuni degli altri pilastri di cui abbiamo già parlato, quindi che poi arriva dei potenziali clienti che la leggono e poi dovrebbero poter voler acquistare. Stessa cosa vale per me, messo in un sito internet, in una landing page per poter acquistare. Quindi potremmo partire senza essere troppo tecnici sul copyright, ma cominciando ad abbozzare che cosa ci dovrebbe essere in una lettera di vendita, come dovrebbe essere impostata, da dove dovrebbe partire, dove dovrebbe finire, così magari. Esatto, e soprattutto non pensate che la prima bozza vi venga bene, perché proprio il concetto è che più scrivete, più provate, più è facile che vi venga fuori una lettera di vendita che converta, quindi che metta in condizioni le persone di fare quella determinata azione. Ecco, e chiaramente se però non partite, cioè Se non se partite. non passate all'azione, sicuramente la lettera di vendita che non scriverete farà meno risultati della prima brutta lettera di vendita che farete. Se volete i materiali che io ho studiato di copywriting, costano quasi 4.000 euro se mettiamo tutto insieme, ma a tenerli lì sullo scaffale, anche a leggerli e a studiarli, non si ripagano, a leggerli e a studiarli quei materiali lì. Quindi in realtà la prima cosa è quella del fare. Allora, partiamo dal capire come abbozzare un testo di vendita che abbia, tra virgolette, una schematizzazione che funzioni. Allora, partiamo dal principio. Partiamo dal principio, ma partiamo anche da una delle cose più importanti, cioè il titolo. Il titolo, tante volte, molte volte, vedo che è un po' la cosa che viene calcolata un po' di meno, proprio perché il titolo, tante volte si pensa che bisogna mettere uno di quei titoli romanzeschi, no? Allora parlo dei colori, e allora il titolo che metterò è Colori di primavera. Invece adesso vediamo perché bisogna darci molta attenzione. Aggiunto al titolo, quindi titolo primario del testo, al di sotto c'è l'headline, che è un piccolo riassunto di quello che i lettori andranno a leggere, di che cosa otterranno, che cosa eviteranno e che benefici porteranno a casa. Questo è estremamente importante perché se voi scrivete un testo di 1.000 parole, alla gente devi dargli una buona motivazione per leggere un testo di 1.000 parole. Allora, se io metto colori di primavera e poi parto, allora, ciao, oggi ti volevo parlare di quali saranno i colori primavera. Allora, devi sapere che
uno a un certo punto ai colori di primavera si è fermato se non gli interessa l'argomento colori di primavera. Invece il titolo e l'headline sono la parte una delle parti fondamentali di un testo, proprio perché attirano l'attenzione e convincono le persone a leggere, che è il lavoro più duro. Cioè, il lavoro più duro non è tanto quello di scrivere, sì, scrivere alla fine viene perché poi parli di argomenti che sai, di argomenti che conosci, ma la cosa più difficile in assoluto è proprio quella di convincere le persone a leggervi. Allora, se avete convinto le persone a leggervi, siete già a metà dell'opera. Un titolo accattivante è un titolo che va, fra virgolette, a lavorare su degli stati emotivi che vivono tutte le persone. Adesso ve la faccio ristretta, chi era Beauty Work e chi verrà a Bergamo avrà una spiegazione un po' più approfondita. Ma se vogliamo proprio restringerlo, ogni persona ha internamente degli stati emotivi che li bloccano nelle azioni. Allora abbiamo le persone che non hanno pazienza, le persone che magari hanno paura dell'insuccesso e così via. E questo è un ragionamento che molte volte si fa quando si ragiona in termini di fattori d'acquisto. Quando ragioniamo nell'ottica del testo, del convincere una persona a leggere, è logico che dobbiamo giocare o sull'elemento pain, quindi dolore, e ti evito questo problema, le 10 regole per evitare questo grave problema, o leggi questo prima che ti succeda quest'altro. Quindi capite come ragioniamo nell'ottica del ti metto in condizioni di capire che ciò che l'informazione che ti voglio dare nel testo è un'informazione che ti eviterà di incorrere in determinati problemi. Oppure si può giocare nell'ottica della curiosità, quindi del tipo i 10 segreti sul colore che nessun parrucchiere ti vorrebbe mai svelare. Pensa, Nicolas, che c'è una ricerca sui post di Facebook più visti degli ultimi mesi, e tra le prime 3 categorie c'è proprio questa serie, questi tipi di post dove c'è dentro la paura che ti succeda qualcosa. E quindi facevano, ho visto sia un video di Marco Montemagno che un paio di articoli dove c'era questa classifica, e tra i post più Facebook più visti c'erano proprio questi, dove non so, i 10 modi per evitare che ti cadano i capelli entro 3 anni, e allora con questa paura ti fa cliccare e non ti spaventa più, come dicevi prima, il testo lungo, perché in realtà se il testo è lungo pensi che c'è veramente la soluzione, quindi al massimo la vai a cercare, la vai a guardare. Quindi qui entreremo poi, non so se faremo un tavolo, nel tavolo al workshop lo faremo sicuramente, magari della formattazione del testo, che spesso è importante perché ti permette di mettere in evidenza, perché non tutti leggono tutto, no? Una lettera di vendita è bella lunga. Allora, formattare il testo, cioè mettere i grassetti, le maiuscole, i colori diversi, i sottolineati, eccetera, eccetera, aiuta a mettere. Comunque, volevo darti questa. È verissimo, ma questo perché? Perché in realtà nel gene umano in generale c'è l'elemento curiosità che attrae, l'elemento paura che, fra virgolette, attrae nel momento in cui a fianco alla paura c'è una possibile soluzione al problema che stai vivendo. Quindi ricordatevi sempre che stasera cerchiamo di restringere il copywriting di un'ora, quindi prendete tutto ciò che viene detto come molto sistematico, però già il fatto che magari se devo parlare di un argomento specifico del mio salone, come può essere i trattamenti, cioè io adesso, se fossi un salone acconciatura, arriviamo a settembre, magari ho dei prodotti ristrutturanti per i capelli che sono stati al sole tutto agosto, è logico che mi viene molto facile fare un titolo della serie i danni nascosti che il sole ti ha causato ad agosto e la soluzione che risolverà tutti i tuoi problemi. Ecco, cioè, che non vuol dire ciao, sono arrivati i nuovi prodotti per la ricostruzione, passa da noi in salone e vieni subito a provarli. Ecco, esattamente, questo no, non è questo. Però già due cose, Nicolas, ve le ha dette, che sono fondamentali, titolo e headliner. Quindi già la vostra lettera di vendita potrebbe già stasera o domani mattina potreste già cominciare ad abbozzarla mettendo questi due elementi importanti.
Esatto, quindi già domani magari ragionate nell'ottica, che poi se già domani doveste ragionare nell'ottica del faccio un titolo accattivante che attiri l'attenzione e sottometto un'headline strutturata in risolvi questo problema per evitare questo grosso problema, ottenendo questi benefici in e metto il tempo. Cioè, già in questo modo il cliente capisce: ho un problema, lo devo risolvere, perché altrimenti avrò un problema molto più grave. Oltretutto, se lo risolverò, otterrò questi benefici e non otterrò in questi benefici in 6-7 mesi, ma in realtà li otterrò in quanto? In metà tempo, in soli 10 giorni, in un mese? E quindi mi do già un lasso di tempo. Allora mi interessa leggere per capire in che modo posso andare a risolvere quello specifico problema. Ora, il testo, passato dal titolo e deadline, quindi titolo accattivante, headline in cui faccio un riassunto in cui ti spiego qual è il problema a cui stai andando incontro, come ti aiuterò a risolverlo, quindi i benefici che otterrai una volta risolto e anche il lasso di tempo, magari in quanto tempo riusciremo a risolvere questo problema, arriviamo al vero e proprio testo di scrittura, che nelle basi ufficiali del copywriting il testo parte con: chi sta scrivendo, perché identifico la persona che mi sta raccontando ciò che leggo, e inizio a parlare principalmente del problema. Quindi, se per esempio state parlando a una tipologia di clientela che già vi conosce, come magari le persone che vi seguono sulla pagina Facebook, ha messo mi piace, comunque interagiscono con voi, magari non avete bisogno di dire ciao, qui che ti scrive è Maria Giovanna. Ma se invece create una lettera di vendita che magari volete spedire a una lista contatti che avete raccolto, magari gli volete mandare un piccolo paccone con dentro due omaggi e la lettera di vendita e spedirla a persone che non sanno chi siete, è necessario inizialmente, all'inizio della lettera, scrivere chi siete, cosa fate, un minimo di storytelling di quello che avete fatto nella vostra vita per avere un attimo di credibilità in quello che state dicendo, e poi partite col testo. Se invece state parlando a un pubblico che già vi conosce, quindi a un pubblico di Facebook, il testo iper semplificato è strutturato in: che momento stai vivendo adesso? Quindi posso immaginare, prendiamo l'esempio che debba vendere un prodotto ristrutturante per i capelli danneggiati dal sole. Partirei con: ciao, siamo arrivati a settembre. E posso immaginare che queste vacanze siano state per te fonte di relax e benessere. Perfetto. Posso immaginare che durante le tue vacanze tu sia stata a prenderti l'agognata e desiderata tintarella d'estate sotto il sole, magari in una bella spiaggia bevendo qualcosa di fresco. Perfetto. Voglio informarti che, quindi ho contestualizzato, ti sto dicendo che sei appena tornata dalle vacanze al mare. Ho una brutta notizia per te. Quindi la cliente passa dal il contesto che sto vivendo adesso, sono appena tornato, ho passato le vacanze, sono stato in spiaggia a godermi il sole e quant'altro, ho una brutta notizia con te, e una nella sua testa, passatemi in termini, dice: e che cazzo, che brutta notizia, che sono tornato alle vacanze, quella è la brutta notizia. Anzi, aggiungo, ho una bruttissima notizia per i tuoi capelli. Infatti devi sapere che è lì, da quel momento lì in poi, il vostro lavoro dovrebbe essere quello di picchiare in continuazione su come il sole abbia danneggiato i loro capelli e di come i loro capelli possano peggiorare notevolmente se non intervengono subito. Quindi mettere un fattore tempistico. Quindi contestualizzo: sei appena tornato dal mare, ho una brutta notizia per te, quindi passo dal contesto al problema. Una volta che ti dico il problema, che il problema, il succo del problema è: sei appena tornata dal mare, sei stata sotto il sole 10 giorni, c'è cioè dei capelli che sembrano paglia. Quello che devo fare è enfatizzare il problema, nel senso di fargli capire il meglio possibile che i danni che ha subito durante il sole, con l'andare avanti del tempo, se non trattati, possono portargli dei problemi ancora più gravi, che penso nella normalità, adesso magari io non sono parrucchiere, ma posso immaginare che se io ho un problema e non lo vado a trattare, quel problema peggiora. Quindi in realtà gli state dando un'informazione che a lui è utile per capire in che situazione si trova.
Una volta che si enfatizza, fra virgolette, a livello di scrittura, il problema che sta vivendo il cliente, ciò che si fa è parlare della soluzione. Quindi abbiamo capito che sei appena tornato dal mare, abbiamo capito che il sole ti ha danneggiato i capelli e che se non verranno trattati questi capelli peggioreranno notevolmente, sappi per te che ho la soluzione ai tuoi problemi. Infatti abbiamo ragionato nell'ottica di tutte le persone come te che sono appena tornate dal mare, che hanno questo problema, abbiamo creato il sistema Sole Sano, come ristrutturare i tuoi capelli dal calore dell'estate per trasformarli in capelli lucenti, belli e parababam. Quindi a quel punto lì, dopo che io ho enfatizzato il problema, parlo del servizio, e quindi a quel punto lì potete fare un mini pippotto spiegando di che cosa parla il servizio, quindi che cosa andremo a fare, verrai qua, faremo una consulenza, faremo questo e quest'altro, quindi andremo ad analizzare che tipo di danno hai avuto, andremo ad analizzare la cute, andremo ad analizzare la salute del capello con la microcamera, per poi iniziare un percorso ristrutturante al capello. Una volta arrivato a quel punto lì, ciò che devo fare è spingere sui benefici. Quindi, che benefici otterrai grazie al mio percorso? Avrai dei capelli sani e forti come prima di andare in vacanza, avrai dei capelli molto più resistenti all'umidità che arriva a novembre, e quindi saranno molto più resistenti all'umidità, al crespo, Quindi descrivo i benefici e come prima ho enfatizzato il problema, dall'altra parte enfatizzo il beneficio, quindi parlo del mio servizio come un servizio veramente che ti risolve in maniera ottimale il problema. Quindi so che senza slide è parlato così è un po' più complesso, ma in realtà se dobbiamo ricapitolare è titolo, headline, contesto, dove ci troviamo, perché ti sto parlando di questo, problema che stai vivendo adesso se sei nel contesto che parlavo prima, servizio, quindi qual è il servizio che ti risolve questo problema, benefici dei servizi, quindi grazie al mio servizio otterrai tot 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 tot, dopo i benefici ci sono i problemi se non acquisterai il servizio che ti sto offrendo. Quindi se io ti ho proposto il servizio Sole Sano, che restaurerà i tuoi capelli riportandoli in una salute ottimale, ottenendo tutti questi benefici, se non farai ciò che ti dico, io ti informo che i tuoi capelli potrebbero diventare ancora più crespi, potrebbero iniziare a spezzarsi. Con l'umidità che arriva potrebbero subire dei danni e allora lì dovresti spendere ancora più soldi, dovresti spendere dei trattamenti molto costosi per andare a lavorare più in profondità e fare trattamenti molto più costosi, percorsi molto più costosi per risolvere il problema che in realtà potevi risolvere al principio. E fatto quello, quindi contesto, problema, servizio, beneficio, problema se non compri il servizio. L'ultimo step è la chiamata all'azione. Che cosa devo fare adesso dopo che mi hai fatto un po' di terrorismo psicologico dicendomi che questi capelli sono crespi? Dopo che mi hai detto che questo servizio mi risolve il mio problema, quindi lo voglio. Oltretutto mi hai messo ancora un po' di paura dicendomi che se non facessi il tuo servizio mi succedono ancora, mi si aggrava ancora la situazione dei miei capelli che mi ha causato il sole. A quel punto lì dimmi cosa devo fare. E quindi ciò che dovete fare è call to action, una chiamata all'azione. Se vuoi risolvere definitivamente i gravi problemi che il sole ha causato ai tuoi capelli nel periodo delle feste, delle ferie, allora chiama oggi stesso il numero e prenota la tua consulenza, prenota il tuo appuntamento o manda oggi stesso un'email a per prenotare il tuo appuntamento per scoprire insieme in che modo il servizio Sole Sano può metterti in condizioni di ridonarti capelli sani, lucenti e forti, come se non fossero mai stati esposti al sole. Ecco, Iper semplificata, sì, no, beh. Intanto approfitto salutando quelli che sono arrivati dopo che ci ha salutato Alessandro Montenegro, ciao Ale, Luigi, vale. ciao Barbara, Anna Rosa, Ciao la Tania. Pasa Anna Rosa, un bacione, la Pasa Anna Rosa, gli do un grosso bacione, guarda. Beh, Ciao lei Tania, sa perché. ciao Ilenia, insomma, intanto salutando, vi ricordo che se volete fare delle domande, la diretta è fatta apposta per questo, quindi se c'è qualcosa che Esatto. non capite e volete fare delle domande, usate la chat perché noi leggiamo, ci sono qua io, quando la puntata è in mano a Nicolas, io mi occupo della chat e viceversa, quindi se dovete fare delle domande, fatele adesso. E chiaramente poi la conclusione
di questa veloce struttura della lettera di vendita, finiva con la chiamata all'azione, che chiaramente è diversa poi a seconda se è arrivata una lettera a casa nel paccone. E guardate che mi piacerebbe fare un sondaggio: quanti di voi hanno una lettera di vendita pronta da mandare ai clienti e potenziali clienti o da mettere su internet e sponsorizzare su Facebook? Tante volte mi capita, ci capita, credo che capiti anche a Nicolas, di sentire clienti che ne so, hanno fatto un evento, sono andati a una fiera e se ne tornano a casa con 50-100 indirizzi email, 50 indirizzi fisici e poi non ci fanno niente, assolutamente niente. Avere una lettera di vendita pronta ti permette, anche bruttina, devo dire, perché abbiamo detto all'inizio, meglio bruttina che niente. Poi la lettera di vendita, il copyright, come diceva Nicolas, è qualcosa che si migliora continuando a scrivere, quindi anche una lettera di vendita può migliorare nel tempo, però quanti di voi, dicevo, hanno indirizzi e poi non fanno niente. Avere una lettera di vendita ti permette, tac, fai un evento, recuperi dei contatti mail in vari modi, un evento tuo, fai co-marketing con qualcuno, vai a una fiera, ho detto, qualunque altra roba, tac, la tua bella letterina. In realtà, se hai fatto parte dei pilastri e quindi hai pronto addirittura il paccone offline di Nicolas, bloom, brom, via, pronti per andare. Quindi, e dentro lì magari la call to action, la chiamata all'azione è un numero di telefono da chiamare. Viceversa, quando sei su internet e la lettera di vendita è una pagina di internet, un sito internet, la chiamata all'azione può essere ancora più immediata, lascia l'email qua e verrai contattato, lascia i tuoi dati, clicca qua e scrivimi un messaggio su Facebook, prenota qua, eccetera, eccetera. Quindi fondamentale. Allora, intanto c'è una domanda. Sì, rispondo a Daniele Miranda, che in realtà ha fatto una domanda giustissima. Che Allora, Daniele, hai detto una cosa. diciamola, perché sennò metti che uno vede Lui l'ho. dice: se decidiamo di omaggiare alla cliente un servizio per dare forza e vitalità per i tuoi capelli, quando la inseriamo nella scaletta che hai appena spiegato? Allora, qui correggimi poi se sbaglio. Quello che ho capito io è che tu, nel servizio che vendi, all'interno ci metti un prodotto omaggiato all'interno del servizio a pagamento per dare alla cliente forza e vitalità. Quindi ti vendo il percorso taglio, piega, colore e in dentro ti regalo il prodotto. Poi correggimi se non è così. È giusto? Oltretutto ti aggiungo che se dovessimo analizzare il copywriting in maniera molto più approfondita, quello che definisci tu sono i bonus. Di solito quando si fa un'offerta bella corposa, quindi si fa una lettera di vendita di 20-30 pagine, a un certo punto si vanno ad inserire i bonus e hanno uno spazio preciso che sarebbe dopo il primo step in cui ti dico il prezzo. Cioè, se io ti dico che il mio servizio ti faccio titolo, headline, contesto, problema, beneficio. Scusa, problema, servizio, beneficio, problema. Se poi ti dico il prezzo, allora la parte sottostante può essere, e non è finita qui, perché devi sapere che magari gli dai un principio di scarsità per le prime 20 persone che acquisteranno il percorso Sole Sano, avrete pam 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 ed elenco magari i bonus che vado a dare. Se il bonus è solo un prodotto, allora posso dire, e non è finita qui. Sappi che per le prime 20 persone che acquisteranno il servizio Sole Sano, incluso e in omaggio, ci sarà il prodotto Pinco Pallo per rendere più forte e più vitale il servizio Sole Sano. Se vogliamo metterlo nella scaletta di cui parlavamo prima, dopo che io ho parlato del servizio, quando vado in benefici, quindi ti dico con questo Sole Sano avrai questo beneficio, questo beneficio, questo beneficio, alla fine dei benefici dico e oltretutto sappi che per le prime 20 persone che compreranno Sole Sano ci sarà incluso il prodotto XY per dare vitalità e forza. Ecco, siccome Daniele, poi leggiamo anche la domanda di Alessandro, siccome Daniele scriveva no, omaggio un trattamento, non vorrei che Daniele avesse intenzione di dire faccio una lettera di vendita per fare un omaggio, No. perché cioè,
Ma se, se devi regalare qualcosa non serve. Scrivi gratis, che va benissimo. Cioè, guarda, quello è il copywriting più forte del mondo. Esatto, gratis, basta. Poi dopo puoi scrivere tutte le puntanate che vuoi, va benissimo. Una lettera di vendita. Chiudere gli occhi e battere sulla tastiera. Esatto. Cioè, una lettera di vendita, uno si fa lo sbattimento per vendere qualcosa. Quindi una lettera di vendita deve essere fatta su una cosa che si vende. Poi, come diceva Nicolas, l'omaggio sta nella parte dei bonus, ti do come bonus questo, questo, questo e quell'altro. Tra l'altro mi fa piacere che ho lanciato il mezzo sondaggino, Tania io non ce l'ho, Daniele ci sto lavorando, Laura io no, ci lavorerò. Ecco, vorrei dire un attimo una cosa, dato che ho visto la Maria Luisa Basso, che è nel... si è bloccato il video. Si è bloccato il video, Maria Luisa magari sblocca e riattiva. Non era una battuta per dire non ho la lettera di vendita, si è bloccato il video, non sento. No, perché poi oltretutto la Maria Luisa è tra la cerchia delle mie clienti più vicine, no? Ma quindi ce l'ha la lettera di vendita. Ce l'ha, ed è una cosa allucinante, a parte il fatto che io dico sempre che la Maria Luisa e la Daniela sono due broker di Wall Street mancate. Perché loro vendono come veramente un broker, fanno paura a vendere, vendono delle cifre esorbitanti. E loro, per esempio, sono è un salone che ha capito questa cosa del copywriting. Se tu vai a leggere sulla loro pagina, che è Nuage, i testi che scrivono, loro non scrivono più testi normali, è tutto copy. È tutto appioppamento, cioè continuano a vendere qualsiasi roba gli capiti, loro scrivono post di vendita e funziona... Da Dio, c'è della gente proprio sotto che gli scrive, ciao, come faccio a comprarlo? Perché loro alla fine hanno capito questo concetto del copywriting, anche del titolo, dell'attirare l'attenzione, di utilizzare le immagini corrette per il testo che scrivo e così via, e loro hanno capito che su Facebook devono scrivere in copy, e scrivendo in copy c'hanno le clienti che sotto, i potenziali clienti, i nuovi clienti che gli scrivono, ciao, come faccio a comprare? Allora, intanto Alessandro ti fa una domanda... riguardante la formattazione del testo, visto che l'avevo accennato prima, dice: quanti colori consigli di utilizzare in una lettera di vendita? Frasi in maiuscolo, frasi sottolineate, frasi con carattere più grande, e i colori, due sono sufficienti? Sono tanti, due colori. Allora, partiamo dal presupposto che la scelta del colore è inflazionata alla scrittura. Quindi, non so, se io dovessi fare una lettera di vendita e alla fine fare in rosso la scritta paga qui, magari associare in rosso paga è una di quelle cose che io chiamo molto pippe mentali, no? Sì, ma lo metto in verde e quant'altro. Sta di fatto che i colori, è logico che magari quando ho determinati concetti molto importanti della serie, non so, faccio un trattamento e quel trattamento mi mette in condizioni nella metà del tempo di risolvere il problema, allora magari risolverai il tuo problema nella metà del tempo, lo metto grosso, in verde e in grassetto. Quindi è inflazionato molto al testo che scrivo. Poi io dico una cosa, che in realtà è una delle cose dove mi cazzi pure tu a volte. Io sono uno di quelli che poi si prende, inizia a grassettare tutto, inizia a sottolineare. Sei un tutto. Po' pacchianino, diciamo, con i colori del copyright. Io sono un po' più delicato. Bravi, nel dubbio, voi fate come Nico, cioè no, molto vabbè, pulito, molto. Chiaramente poi, no, è vero. Cioè, chiaramente poi probabilmente entra anche un po' di gusto personale. Sicuramente il tema è, l'avevamo detto Alessandro una mezz'oretta fa, che ci sono alcune parti di una lettera di vendita che vanno evidenziate anche soprattutto per facilità di lettura, proprio perché immaginati un testo enorme tutto con lo stesso carattere, tutto col stesso colore, non riesco, o lo leggo tutto e anche leggendolo tutto faccio fatica a capirlo, no? Invece di solito scusa, di solito la regola nei copywriter sarebbe che ciò che metto in grassetto, se io devo mettere le cose in grassetto per mettere in condizioni le persone di capire quello che gli sto dicendo solo leggendo le frasi in grassetto. Ecco, esatto. Di solito questa è la regola, no? Poi ti ripeto, Ale, per esempio le cose sottolineate, grazie a Nico ho capito che non è che mi facciano impazzire le cose sottolineate, preferisco in grassetto, però
I colori dipendono molto da che cosa sto scrivendo, come i grassetti e i testi grandi, è sempre affezionato a cosa sto scrivendo. Se sto scrivendo un paragrafo che è legato al pain, quindi al dolore, è logico che nell'enfatizzare della serie Sole sano e sappi che non curare i tuoi capelli ritornati dalle ferie, che sono state sotto il sole una settimana, ti può mettere in condizioni di avere dei capelli paglia che si spezzino al minimo soffio di vento. Quello lo metto in grosso e metto proprio in grosso capelli che si spezzano come paglia al minimo soffio di Beh, vento. Quindi potete anche prendere l'occasione, visto se non avete ancora deciso di partecipare al workshop di parrucchiere in azione, di andare su parrucchierinazione.it, di guardare quel esatto, testo perché lì, quella è una lettera di quella è una vendita. lettera di vendita, potete vedere ritrovare le cose che ha detto Nicolas oggi, quindi headliner, beneficio, problema, soluzione, bonus. Cioè, l'headline di parrucchiere in azione è una pagina. E lì puoi anche vedere un po' di grassetti. Lì abbiamo usato in realtà più tonalità di colore, perché tra il nero, il grassetto, che è quasi come se fosse un altro colore, lì c'è un blu un po' più vicino Perché al il blu è. grigio. Ma poi di ste robe qua in realtà esistono ancora delle tecniche, ma che arrivano ancora da quelli che facevano infoprodotti, marketing, no? Della serie che dicevano, non so, una scritta in arancione influenza più le persone a compiere quella determinata azione. Se per esempio alla fine del testo metto in rosso. Se non ti sei, magari una persona che non vuole comprare, allora scrivo: ok, per te che adesso stai leggendo e tutto quello che hai letto non ti ha convinto ad acquistare il mio servizio, perfetto, amici, come prima ritorna alla tua vita. Quello lo scrivo in rosso, così lo enfatizzo e gli do più pain. Invece, se vuoi comprare, scrivo in verde perché il verde rassicura. Il blu, per esempio, è uno di quei colori che trasmette più serietà, più professionalità, più stabilità nel leggere. Sì, Quindi per tanto trasmette più tempo sicurezza. l'arancione dicono che sia il colore dei soldi. Per tanto tempo i bottoni di acquisto sono stati arancioni. Ho visto, letto di una ricerca di qualche tempo fa, andando a guardare le homepage dei siti più trafficati del pianeta, i tasti dell'azione da compiere sono praticamente tutti blu. Non so se lo sapevi, Nicolas, ma la maggior parte dei siti grossi dove entri in una home e ti C'è dice blu. chi sono, c'è un titolo, una piccola headliner ed è questa l'azione che devi fare per entrare in questo mondo, sono tutti blu. Però sai cosa? Sai perché io queste cose qua non. Sì, sono cose che Cioè, vanno e non le vengono, eh. tratto. Non le tratto neanche tanto. No, ma sai perché? Perché in realtà è un po' come quando uno viene da te e ti dice: ah, ma gli inside mi hanno detto che ho raggiunto 21.000 Sì, è persone. vero. Cosa vuol dire? Cioè, sono un po' quelle pippe mentali, nel senso, quello che consiglio io, il mio consiglio, che in realtà, per farvi un esempio, sembra un esempio stupido, io mi reputo bravino a scrivere lettere di vendita, non bravissimo, perché in realtà conosco copywriting che scrivono dei testi che fanno paura, però in realtà già sono arrivato a scrivere lettere di vendita da 40, 45, 50 pagine, quindi già mi sento abbastanza soddisfatto. Il concetto è questo. Se io non scrivo per tanto tempo, quando ricomincio a scrivere sento la mancanza, cioè sento che devo ricominciare ad abituarmi a scrivere. Questo che significa che in realtà, vi ripeto, il modo migliore per imparare a scrivere bene è uno, è la rottura di coglioni più grande che ci sia, ma è scrivere. Più scrivi, più inizi a prendere il ritmo della scrittura. Adesso mi è venuto in mente una cosa, apro un attimo una parentesi, potrà non c'entrare magari niente col discorso che facevamo. Ma una cosa molto importante del copywriting, che va un po' contro alcuni, perché per esempio Montemagno dice: no, ma i testi devono essere brevi e concisi. Io sono del verso opposto, nel senso sono il copywriting è scrivere tanto, ma per un motivo. Quando voi avete convinto le persone a leggervi, quindi titolo e deadline efficace che attiri le persone a leggere il testo, a quel punto lì voi avete il cliente agganciato alla vostra scrittura. Ciò che significa che
più tempo lo tenete con voi, quindi per più tempo lui legge quello che state dicendo, più probabilità avete di convertirlo nel fare quella determinata azione. Tante persone dicono, parrucchiere nazione, la lettera di parrucchiere nazione che ho scritto, che oltretutto Nico comunque l'ha revisionata, e per esempio Nico l'ha resa molto più efficace quando ha tolto tutti quei grassetti sottolineati, colori e quant'altro. Ma in realtà quella lettera lì c'è scritto tanto, è vero, ma perché? Perché voglio che una volta che ti ho convinto a leggerla, tu legga bene tutto quello che ti devo dire, legga bene quando ti portano il pain, legga bene quando ti parlo del servizio, legga bene quando ti parlo dei benefici, dei bonus e così via. Se te lo devo scrivere in 1000 parole, è logico che in 1000 parole faccio più fatica e cerco di ammassare tutte le informazioni in... Sì, dai, vabbò, hai questo problema, compra il mio che ti risolve il problema, sarai tanto contento, altrimenti vedrai che ti succederà ancora peggio, compra qua, chiama qua. Se invece scrivo tanto, e il copywriting è scrivere tanto, allora a quel punto lì le persone passano più tempo con te, poche parole, leggono più cose che hai da dirgli, ricevono più informazioni, e quando ricevono più informazioni significa che tu sei molto più facilitato a portarli a compiere una determinata azione, che sia comprare, lasciare l'email, chiamare, mandare un'email, prenotare un appuntamento e così via. Sì, allora intanto saluto le sorelle Bicelli che sono arrivate in ritardo, ciao ragazze, che dicono, Elisabetta dice, domani mi riguardo l'ultimo articolo del blog, per il grassetto. Elisabetta, fai bene, perché io le ricevo le tue email e ogni tanto tu mi metti il malloppone tutto attaccato, e invece sì, così di Nicolas sulla formattazione del testo sono fondamentali, quindi ecco, per esempio rispondo a Bicelli che scrive, infatti anche io ho sentito Montemagno, io per esempio quando ho troppo da leggere a volte mollo prima della fine, ma questo è portato da vari fattori. Allora, per esempio, volete una pippa, che io le chiamo pippe, ma che in realtà sono efficaci per scrivere bene. Allora, ogni concetto un paragrafo, ti dico una cosa, un paragrafo, ti dico un'altra, un altro paragrafo, un altro paragrafo. Se voi vedete la lettera di vendita, il parrucchiere nazione, non è un malloppone tutto attaccato, perché il malloppone tutto attaccato anche a me mi viene da dire no, non lo leggo. Se invece è paragrafo per paragrafo, io dico vabbè, leggo sto paragrafo e basta, poi lo leggo, poi il prossimo, poi il prossimo, poi il prossimo, e pian pianino leggo tutto quanto. Dipende da tanti fattori. Perché non leggi una lettera lunga? Magari non ti interessa l'argomento, magari non ne hanno catturato l'attenzione come volevi tu, non sono andati a darti quell'informazione che ti ha fatto dire ehi, aspetta che leggo di più. Quindi dipende da vari fattori, ma se su 100 per tu, immaginala così, se su 100 persone 90 leggono la tua lettera, per te è meglio che di quei 90 che hanno iniziato a leggere la tua vendita ci siano 5 che leggono tutta la lettera e alla fine si convincono a fare quella determinata azione, piuttosto che un testo breve in cui leggono 90 persone e non compra neanche uno. Cioè è quello il ragionamento. Preferisco prendere poche persone che leggono tutto perché gli interessa e alla fine fanno quella determinata azione, piuttosto che scrivere un testo breve e non prendere niente. Sì, che poi un'altra cosa. Vai, Nicolas. No, così intanto che ci sono mi collego anche Elena che dice ok, una lettera vocale, intendo un video dove si elencano i punti salienti e si mostrano i prodotti della persona che sta effettuando il trattamento, questo più video, quindi tu dici prendo un video e lo sbobino. No, forse lei intendeva dire invece di scrivere una lettera faccio un video usando sì, però sono due strumenti diversi. No, però è giusto, no, sì. Puoi fare un video usando il copywriting, sì, probabilmente, certo che sì. Facciamo un passo indietro. Quando scrivete, una cosa importante quando si scrive è sempre parlare e dare del tu in prima persona. No.
Ecco, scusa, intervengo dicendo, mi raccomando, non vi mettete il foglio lì e poi fate il video così. Ciao, volevo dirti perché si vede, cioè sì. No, no, perché lo sguardo è importante, no? Guardate nella telecamera, ricordando che la telecamera, se mettete il telefono orizzontale, sta o a destra o a sinistra e non in mezzo, perché vengono quei video così. Ciao, parlo proprio a te. Io sì, come ti abbiamo assistito fino adesso. Ti abbiamo assistito, non ti sentiamo più. Io ti sento, sì, però forse mi sa che sono rimasto soltanto io, è vero? No, non vedo più il tuo segnale, no, non so perché. No, è sparito il tuo segnale, no, no, non si sa come mai. È sparito il tuo segnale. Boh, non sappiamo. No, sono rimasto da solo. Tu, sono rimasto da solo. Si vede che stavi dicendo una marea di castronate, probabilmente. Quindi non ti. Sono rimasto da solo. Vabbè, non si sa come mai sono rimasto da solo. Infatti, no, no, non ti sento più. Non lo so. Provo. Faccio così. Faccio così, guarda. Aspettate, provo a richiamarti. Guarda, ti tiro giù. Lo tiro giù, Nicola, se lo richiamo. Vediamo se riusciamo a richiamarlo. Vediamo. Vediamo un attimo. Sei arrivato? Sì, sei arrivato, ma non ti si sente lo stesso. No, non si sa come mai, è sparito il tuo segnale audio. Va bene, allora. Ma Nicolas, l'abbiamo. Nico, hai sabotato Nicolas. Colpa di Elena. Sì, Elena, colpa tua. Non sappiamo come mai è sparito il segnale di Nicolas. Vabbè, sono le 22:23. Per gli ultimi 5 minuti puoi parlare a gesti. Ti traduco. Anzi, guarda, faccio così, così. Gli ultimi minuti, prova a parlare. Ma si sentirà? No, Sì, si così. sente. Così si sente adesso, guarda. Adesso è ritornato, guarda, parla. Papà, Sì, adesso sì. si sente? Sì. Adesso mi senti? Ho levato le cuffie Ma non. e ha rifunzionato, non si sa come mai. Sì, ci sei, ci sei. Adesso si sente? Sì, non so, ho tolto le Ah, cuffie, ho tolto le cuffie così. e le ho rimesse, non c'entra niente. Vabbè, ma Cioè, ascolta, anche il ho computer fatto appena. così col fidget spinner e è ripartito, non so. Sai, quelle cose che non si capisce Io avevo perché. già voglia di andare a prendere l'ukulele per far sentire che cosa ho imparato d'estate, però niente, dai, va bene. Se non va Ecco. l'audio tanto bene, non. Esatto. Comunque, per finire il discorso, in mezzo al discorso che stavo facendo, ricordatevi di parlare sempre col tu e ricordatevi. Che se volete il video, facilitarvi il video, ve lo scrivete, ve lo leggete e mi raccomando, iniziate a scrivere, scrivete, scrivete, scrivete perché scrivere vi facilita il lavoro. Avevo una domanda, ah no, stavo rispondendo, sai a chi? Alla Renata che diceva se nel video si dicono che i primi secondi per coinvolgere la persona nello scritto sono le stesse regole, cioè valgono molto le prime righe, assolutamente sì, quello che dicevamo all'inizio, Renata, che un titolo e un headline è il 50% del lavoro perché un titolo accattivante convince il lettore a leggere e convincere una persona a leggere è già il 50% del lavoro perché poi nella lettura logicamente gli trasmetti tutte quelle informazioni che poi lo convincono a fare una determinata azione. Va Ok? bene, ok, allora speriamo di avervi dato un po' l'infarinatura di come potete Stretto. iniziare, ecco, a costruire la vostra lettera di vendita, cominciate a farlo perché è importante, chiaramente guarda te, la lettera di vendita deve riguardare il vostro posizionamento, mi raccomando, non scriviamo lettere di vendita ad minchiam per ogni tipo di servizio che vi viene in mente, perché ricordate, Piega.
Ecco, Spiega. esatto. Cioè, ricordiamoci, questi sono i 16 pilastri del marketing in azione, ma siamo, in azione, ma siamo partiti dal posizionamento. Va bene, allora, vi Ora, ricordo ora. ricordo, no, perché stavi partendo, volevo partire con No, ricordatevi. ricordiamo i due appuntamenti 16. i più vicini, quindi 13 di settembre, ore 20:30 a Bergamo, all'NH. La serata sblocca l'azione in salone, in cui per 3 ore sciorineremo i 16 pilastri del marketing in azione dal vivo. E quindi vi aspettiamo se riuscite a raggiungerci a Bergamo, dove col prezzo del biglietto, che è 55 euro, avrete anche il mio nuovo libro, il libro di Nicolas, il manuale dei 16 pilastri. Quindi potete, non vi diamo il block notice all'ingresso, perché vi diamo il manuale che potete tenere aperto anche durante il live. Eccolo lì, esatto, è proprio quello lì. I due DVD, Beauty PR e l'imbuto del web. E quindi vi aspettiamo a Bergamo il 13 per i biglietti. Sblocca l'azione in salone.it. Potete andare direttamente a prenotarli. Trovate i link sulla pagina, nel gruppo, insomma, un po' Di Parrucchiere dappertutto. Nazione, anche qua sopra, se guardate nella diretta, siete sulla pagina di Parrucchiere Nazione, guardate qui sopra, c'è Esatto. il link, guarda, cliccalo, dai, Esatto. E cliccalo. poi chiaramente il nostro grandissimo progetto 22, 23, 24 ottobre, il primo workshop Quello. del marketing in azione, in cui zero teoria, e quello che faremo sarà su dei tavoli creare insieme a voi, per ognuno, i pilastri che vi mancano. Se vi mancano tutti e 16, li creeremo tutti e 16, quindi ve ne uscirete fuori, a proposito, con la vostra lettera di vendita già fatta, scritta e anche stampata. Ecco, e apriamo una piccola parentesi, dato che vi ricordo che se andate sulla pagina di Parrucchiere Nazione potete tranquillamente prenotare una consulenza totalmente gratuita con Sara che vi darà tutte le informazioni di che cosa si faranno nelle 3 giornate, potrete magari fare qualche domanda sul discorso dei tavoli, che cosa si fa, cosa non si fa e quant'altro. E dato che nelle consulenze ogni tanto a Sara qualcuno gli dice no, ma mi sembra Ah, è vero. impossibile che in 3 giorni riusciate a fare tutte queste cose. Allora, vi dico solo sta cosa, che io ad agosto, e parlo per me, ma poi Nico sta organizzando altrettanto e c'è un lavorone che sta facendo dietro allucinante, ma io vi vorrei solo dire che ad agosto, inizio agosto, mi sono fatto odiare da tutti i miei grafici perché li ho richiamati tutti qua per preparare, iniziare a organizzare Parrucchiere Nazione. Quindi 2 mesi prima siamo partiti con l'organizzazione del lavoro di ottobre. Questo per dirvi che non è che arriviamo noi a mo' di sombrero, facciamo fiesta, attacchiamo la musica e a ognuno facciamo un logo, posizionamento, la foto di Facebook e così via. Ma in realtà c'è una grossa organizzazione dietro, che in realtà l'organizzazione dell'evento ce l'abbiamo ormai da mesi e mesi. Molto prima che facessimo Beauty Work già iniziavamo a organizzare il discorso del workshop, quindi parliamo di maggio già che questo evento si sta organizzando. E per quanto riguarda tutto lo staff, non è che è un lavoro che facciamo il giorno stesso, ma è un lavoro che pianifichiamo mesi prima per mettere in condizione le persone che verranno a Parrucchiere in Azione di ritrovarsi già uno schema e un sistema che li metta in condizioni di portarsi a casa tutti i 16 pilastri fatti. Quindi così, tanto per rispondere a quelle persone che dicono: ma io non ci credo mica, che No, fate tutti i no, 16 pilastri. faremo tutti i 16 pilastri, perché 3 giorni in realtà, vi assicuro, sono sufficienti per creare tutto. In realtà sono quando le chiacchiere durano per anni, è lì che non riusciamo Bravo. a capire perché. Va bene, allora noi abbiamo finito la nostra bella oretta, grazie per essere stati con noi di 1° di settembre, il primo giorno di scuola praticamente. Noi ci risentiamo settimana prossima. In realtà vedete che oggi è venerdì, non è giovedì. Siamo indecisi se fare il giovedì o il venerdì. Settimana scorsa, cioè i mesi scorsi, abbiamo fatto di giovedì, abbiamo detto ma iniziamo di venerdì, magari il venerdì è un giorno migliore. Fateci sapere se preferite Facendolo la. il venerdì abbiamo meno vita sociale, però vedo che Beh, magari mi piace un po' di più il venerdì sera. io ho il PR del Cocorico che mi sta chiamando da un'ora e dice: come mai stasera non vieni? Come fai tutti i venerdì? Però ecco, fatecelo sapere se voi preferite che le Io ho dirette. la sagra sul lago, che vedi, non sono potuto andare alla sagra Ecco, della Salamella qua al lago. quindi fatecelo sapere se preferite giovedì,
o preferite il venerdì, fatecelo sapere. Siamo tentati a fare il venerdì, noi, in realtà. Però magari una volta. Scriveteselo qui sotto nei Qui sotto. commenti, lasciate un Like, like. condividete il video e iscrivetevi al canale. Ma non siamo su YouTube. Va bene, ragazzi, grazie mille, è stato un Bueno. piacere. Ci sentiamo settimana prossima. Ciao. Ciao.